Ecco, adesso approfondisco questo discorso delle profetesse di ambito, diciamo, monoteista, leggendovi questa analisi. Così almeno vedrete che non è che dobbiamo pensare che queste donne profetesse fossero riverite, stimate, facessero quello che volevano loro, nel senso, è vero che è attestata comunque anche presso gli ebrei e in parte anche presso i cristiani dei primi secoli. Questo discorso della donna che profetizza, ma appunto non dobbiamo pensare che sia un discorso di donna che in tutto potere, con donna leader, anzi tutto l'opposto. Adesso vedremo anche il perché. Allora, il paragrafo è questo qui, come vedete. Profetessa. Donna che profetizza o compie l'opera di un profeta, come spiegano le voci, profeta e profezia, come spiegato alle voci, profeta e profezia, profetizzare significa fondamentalmente annunciare o dichiarare messaggi ispirati da Dio, rivelare la volontà divina. Può includere o non includere la predizione di eventi futuri, come c'erano profeti sia veri che falsi, così ci furono sia profetesse impiegate da Geova e mosse dal suo spirito che profetesse false disapprovate da lui. Allora, queste profetesse comunque non è che davano un'immagine femminile di questo Dio, eh. Cioè si limitavano comunque a darne un'immagine stereotipata al maschile come guerriero, quindi è ben poca cosa dal mio punto di vista. Miriam, la prima donna chiamata profetessa nella Bibbia, Dio evidentemente trasmise uno o più messaggi per mezzo di lei, forse ispirandola nel canto. Lo abbiamo visto prima. Infatti si legge che lei e Aronne dissero a Mosè: non ha Geova parlato anche mediante noi? Geova stesso, per mezzo del profeta Michea, disse di aver mandato Mosè, Aronne e Miriam davanti agli israeliti quando li fece uscire dall'Egitto. Anche se Miriam ebbe il privilegio di essere usata come mezzo di comunicazione divina, la sua relazione con Dio sotto questo aspetto era inferiore a quella di suo fratello Mosè. Quando non rimase al suo posto, fu severamente castigata da Dio. Appunto, quello che dicevo io. Cioè, non è che questa figura di Miriam, che qualcuna, qualche esegeta pseudo-femminista esalta, sia una figura di liberazione o di emancipazione, tutt'altro. Cioè, lei stessa viene punita comunque da Dio. Come vedete qui. Cioè, quindi in realtà, non è che queste figure di profetesse del monoteismo siano comunque figure di liberazione o di emancipazione, cioè non dobbiamo pensare così. Anzi. All'epoca dei giudici, Deborah fu impiegata per trasmettere informazioni provenienti da Geova, per far conoscere i suoi giudizi su certe questioni e comunicare le sue istruzioni, come i comandi che Dio diede a Barak. Quindi, in un periodo di debolezza e apostasia delle nazioni, Deborah servì figurativamente come madre in Israele, in maniera simile ai giorni del re Giosia. Venne impiegata la profetessa Ulda per far conoscere il giudizio di Dio nei confronti delle nazioni dei re. Isaia chiama sua moglie la profetessa, benché alcuni commentatori abbiano avanzato l'ipotesi che essa fosse tale solo nel senso che era la moglie di un profeta. Quest'ipotesi non ha una base scritturale, sembra più probabile che essa avesse ricevuto da Geova qualche incarico profetico come le profetesse precedenti. Neemia parla negativamente della profetessa Noadia, che insieme al resto dei profeti cercò di intimorirlo per ostacolare la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Quantunque agisse in modo contrario alla volontà di Dio, ciò non significa necessariamente che fino a quel momento Noadia non fosse stata una profetessa riconosciuta. Geova parlò a Ezechiele di donne israelite che agivano da profetesse del loro proprio cuore. Questo lascia intendere che quelle profetesse non avevano ricevuto nessun incarico da Dio, ma semplicemente si spacciavano per profetesse. Come la loro propaganda e la loro pratica ingannevoli adescatrici, esse cacciavano anime, condannando i giusti e assolvendo i malvagi, ma Geova avrebbe liberato il suo popolo dalle loro mani. Nel primo secolo dell'era volgare, quando gli ebrei erano ancora il popolo del patto di Geova, l'anziana Anna serviva come profetessa. Anna è la donna, prima profetessa, ecco, citata nel Nuovo Testamento, poco dopo la nascita di Gesù. Non si assentava mai dal tempio, rendendo notte e giorno sacro servizio con digiuni e supplicazioni, parlando del bambino Gesù a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Anna agì come una profetessa nel senso fondamentale di annunciare una rivelazione del proposito di Dio. Sì, ma questa signora, anche ammesso che sia esistita realmente, cos'è che annunciava? Annunciava forse comunque una divinizzazione del femminile?
No, di certo. Cioè, quindi in realtà queste figure di pseudo-sacerdotesse, profetesse, che comunque vedete che tante donne esegete, o comunque anche donne che magari non hanno mai studiato esegesi, però siccome la parola fa figolo, la usano così indiscriminatamente, in realtà non avevano comunque un ruolo di potere e comunque non avevano un ruolo di emancipazione, nel senso che comunque loro non è che divinizzavano il femminile. Stavano comunque appresso a questo contesto di divinità mascolina, quindi voglio dire, sono veramente, non è che siano molto utili, voglio dire. Cioè, detto adesso con tutto il rispetto, comunque, perché io spesso vedo, l'ho visto anche l'altra volta, vari siti così che sono dedicati alla storia delle donne, ci mettono dentro certe donne che sono state tutto fuorché comunque donne da prendere da esempio. È il caso delle sante. Santa Caterina, Santa Teresa, anche Simone Weil, cioè erano donne che comunque non hanno fatto niente di buono per le altre donne, erano donne che addirittura erano a favore comunque di questo discorso di patriarcato, di unità maschile, di gerarchia della Chiesa, quindi io dico, ha senso mettere queste donne che quando erano in vita non hanno fatto niente di utile per l'emancipazione delle donne, ma anzi si sono rese addirittura dalla parte del, si sono rese parte, ecco, dell'oppressore. Perché difatti lo hanno aiutato. Ha senso metterli su, ad esempio, sulle enciclopedie delle donne? Ha senso spacciarli come donne di cultura? La domanda è questa. Cioè, la domanda è se effettivamente queste figure, che siano mitologiche, mitiche, come possono essere una Giuditta piuttosto che una Miriam, piuttosto che un'Anna, o addirittura reali, esistenti, ecco, come possono essere state una Caterina da Siena, per dire che era tutto fuorché una donna emancipata. Cioè, ha senso prenderle come modello, ha senso metterle su, ad esempio, nei database, ecco, nei siti internet dedicati alla storia delle donne. E io dico di no. Poi vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole, però io dico che, come poi avevo detto anni fa, ecco, una persona. Non è che Simone Weil, per quanto lei sia filosofa, per quanto lei sia rispettata comunque dagli uomini, dai maschi in generale, non è che Simone Weil ha fatto qualcosa di utile per la condizione femminile, tutto il contrario, perché comunque andava avanti a idolatrare quest'idea del padre, del salvatore maschile, quindi voglio dire che cosa ha fatto di buono e di utile Simone Weil? Proprio niente. Di buono e di utile magari l'avrà fatto una donna come Mary Daly, che ovviamente queste metafore maschili ovviamente le ha messe in dubbio, le ha fatte a pezzi, quindi magari lei è stata molto più utile che non una Simone Weil o che non una Caterina da Siena, però vabbè, anche su questa cosa è una cosa che la penso solo io così, quindi più di dire questo. Poi, quella della profezia era uno dei doni miracolosi dello Spirito concessi alla nuova congregazione cristiana. Certe donne cristiane, come le quattro figlie vergini di Filippo, profetizzavano sotto l'impulso dello Spirito Santo. Questo avveniva in adempimento di Gioele, dove era predetto: i vostri figli e le vostre figlie certamente profetizzeranno. Questo dono però non dispensava la donna dall'obbligo di essere sottomessa all'autorità del marito o a quella degli uomini nella congregazione cristiana. Come simbolo della sua sottomissione, essa doveva coprirsi il capo quando profetizzava e non doveva insegnare nella congregazione. Appunto, quello che dicevo. Cioè, non è che queste donne profetesse erano libere, esenti dall'obbligo comunque, di essere, di serie B, ecco, di essere comunque sottomesse e obbedienti all'autorità maschile che comunque di fatto le controllava. Quindi non è che noi dobbiamo pensare che questi siano stati dei grandi modelli di emancipazione, perché non è affatto così. Nessuna cosa che è presa dal monoteismo è qualcosa di utile veramente alla situazione, alla condizione della femminile. Nella congregazione di Tiatira una donna simile a Izebel si vantava di avere poteri profetici, ma si comportava come le false profetesse dell'antichità. E fu condannata da Gesù Cristo nel messaggio dato a Giovanni, riportato in Rivelazione, Apocalisse 2, dal paragrafo 2, 20-23. Spacciandosi abusivamente per insegnante, aveva indotto alcuni della congregazione a compiere azioni sbagliate.
Questa effettivamente è una cosa che ho scritto, ecco, che dovrò completare con commento a questa. Anzi, a dire la verità, avevo già iniziato a farlo, ecco, però ancora non l'ho completato. Comunque, un commento appunto a questa figura di profetessa che viene condannata ovviamente da Gesù Cristo, ecco, nel testo dell'Apocalisse, che appunto lascia intendere il discorso che sostengo io. Cioè, pur ammettendo che comunque era il monoteismo, prima ebraico e poi cristiano. Ci sia comunque stato un discorso di profetesse. Queste profetesse non è che profetizzavano la divinità femminile, ma erano comunque dentro in quel sistema lì patriarcale, quindi, e per di più erano comunque controllate dall'autorità maschile. Poi c'è da dire che per certi commentatori, comunque anche nell'Islam c'è questo discorso di donna profeta, nel senso che per certi commentatori del Corano Maria sarebbe propriamente una profetessa. Il problema è che anche qui è molto stupida, cioè nel senso non è che perché un paio di frasucole del Corano lascerebbero intendere che questa Maria sia comunque stata profetessa del Dio coranico. Non è che però questo serve a rendere il Dio coranico un Dio femminile, quindi dal mio punto di vista sono cose inutili. Comunque lascio libertà di pensiero a chi ha ascoltato il video, nel senso, se volete credere che questi siano modelli di liberazione femminile, siete liberi di farlo. Dal mio punto di vista ha molto più senso invece scoprire i veri poteri, ecco, delle sacerdotesse e delle profetesse pagane, che ovviamente erano attestati anche un po' a tutte le civiltà, ma anche ad esempio, prendiamo l'esempio dei greci, per dire, Querci di Dodona, per dire, di Zeus, le profetesse di Zeus, per dire, quindi. Che quelle donne erano donne con molti più poteri, ecco, molto più stimati ovviamente. Niente, il video lo concludo qui. Adesso negli ultimi due video vi faccio la lettura per quanto riguarda Asherah e anche per quanto riguarda Tammuz, poi ovviamente questo discorso lo concluderò perché mi sembra appunto di averlo trattato a sufficienza.